Voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di mettere l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergi, mio Signore, con il sopo e il sirope bianco della neve. Signore, aspergimi con il sopo e diventerò bianco, bianco come la neve. Purificami, Signore, esca dal tuo cuore squarciato un fiume d'acqua viva che lavi il mio peccato e il peccato del mondo. Amen. Sgorgata dal tuo fianco, o Cristo Signore, una fonte d'acqua viva che lava il mio peccato, il nostro peccato, il peccato del mondo. O Cristo che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo che riempi le giovinezze della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. Lo Spirito che delle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore in questo giorno a te consacrato. Benedici il tuo popolo e ravvivi in noi per mezzo di quest'acqua il glorioso ricordo del Santo Battesimo. Per Cristo nostro Signore. I santi innocenti furono uccisi per Cristo e in cielo lo seguono. Agnello senza macchia, cantando sempre gloria a te, o Signore. Gloria a te, Signore, che oggi nei santi innocenti sei stato glorificato non a parole ma col sangue. Concedi anche a noi di esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto.
Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Allora si adempì quello che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Tristezza scende sui nostri occhi, ma un canto di letizia sale dal cuore. Un velo di tristezza perché davanti all'eccidio di questi bambini trucidati dalla barbarie umana, ogni cuore sensibile si commuove. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché nel dolore. La Chiesa prima del Concilio esprimeva questo dolore di Rachele, questo dolore della Chiesa, con il velamento del bambinello Gesù e con le vesti viola, segno di lutto. La Chiesa si vestiva a lutto fino al Concilio, poi prevarse il canto di letizia che si leva dal cuore, guardando quei bambini rutilanti di gioia attorno all'agnello,
che offrono le loro corone ai piedi dell'agnello e che sono associati alla gloria dell'agnello perché hanno dato la loro vita per lui. Noi abbiamo questi due sentimenti nel cuore, un sentimento di mestizia e un sentimento di letizia. Sentimento di mestizia per questi bambini trucidati, non erano poi molti, però il loro numero era abbastanza grande per il territorio. Tutti i bambini da 2 anni in giù nel territorio di Betlehem, non è un territorio vasto, si calcola sui 20-30 bambini trucidati. Però è un'acidia che getta ombra sulle tante ombre di Erode, ma che assurge a un simbolo, tutto il sangue innocente sparso sulla terra, cominciando dal sangue di Abele, fino al sangue dei profeti, fino al sangue del giusto Gesù. Questi bambini aggiungono il loro sangue al sangue innocente, al sangue di Abele e al sangue di Cristo sparso per noi. Quante stragi di innocenti nel mondo, perché la strage degli innocenti continua. Quanti uomini uccisi. In tanti tranelli che gli uomini tendono agli uomini come se fossero uccelli. Ma quanti bambini uccisi sul nascere della vita. Quanti milioni di vittime ogni anno nei nostri ospedali a causa degli aborti e nelle nostre case quando gli aborti non sono denunziati. Sono vite di innocenti e gli assassini siamo noi. Sono le mamme gli assassini, con la complicità tante volte degli uomini mariti oppure degli uomini che consigliano male, con la complicità di coloro che stanno in primo piano, quelli che si prestano a fare gli aborti, medici e paramedici. Tutto questo sangue innocente grida vendetta a cospetto di Dio. Questi bambini non vengono trucidati per il Signore e per la fede, ma vengono trucidati per gli interessi degli uomini, per l'egoismo umano che trionfa. Ed è un affronto alla civiltà umana di oggi, una civiltà di sangue che si tinge di rosso per tutti questi eccidi. Si calcola che sono milioni e milioni negli ultimi 15 anni, milioni e milioni in Italia, i trucidati a causa degli aborti. La nostra nazione si deve vestire di lutto per tanto sangue innocente sparso. E tutto questo sangue grida vendetta a cospetto di Dio. Poi ci lamentiamo delle malattie, dell'AIDS, dell'Ebola. Ci lamentiamo dei tumori che attaccano adesso anche i bambini. Più aumentano i delitti sulla terra, più aumentano i peccati,
più aumentano coloro che pagano per i peccati. E questa volta sono i bambini che pagano, i bambini innocenti, i bambini che soffrono prima ancora di nascere, dando il sangue, oltre agli altri bambini che soffrono in età così di innocenza e muoiono anzitempo, offrendo la loro vita per i peccati di noi grandi. Gli assassini siamo noi, gli erodi siamo noi, l'erode è questa società edonistica, questa società che non comprende, questa società che non ha più la paura del rovino, che non si commuove davanti al delitto. Siamo noi che abbiamo perduto il senso della vita, noi che chiudiamo un occhio, che siamo indulgenti davanti al male, davanti al delitto, davanti alle trucidazioni che avvengono ogni giorno. Tante volte ci ribelliamo per un delitto di sangue e poi non ci ribelliamo davanti agli aborti che ogni giorno avvengono nelle nostre cliniche. Il giovedì è la giornata degli aborti nei nostri ospedali. Sono 60, 70, 80 qui a Palermo quelli che abortiscono legalmente secondo le cifre degli ospedali. 60, 70, 80 omicidi ogni giovedì, oltre gli altri giorni, e tutti gli aborti clandestini, dove li mettiamo? E tutti gli altri aborti occulti a causa delle pillole che uccidono appena la vita si è innestata, quando già l'ovulo è stato fecondato e già c'è una vita, l'ovulo fecondato che viene espulso attraverso alcune pillole. Quante persone che hanno degli aggeggi nel corpo e uccidono ogni mese un ovulo fecondato, un bambino. Signore, siamo una civiltà di assassini e ci lamentiamo che le cose vanno male. Ci lamentiamo che tutto è difficile. Meno male che c'è il sangue di Gesù, l'unico giusto, che è sparso per noi e per i nostri peccati. Ma ciò non toglie che questa civiltà è una civiltà assassina e che noi cristiani, noi che abbiamo una fede, noi che abbiamo un battesimo, noi che militiamo per la vita, con le campagne per la vita, noi ci orecchiamo con la nostra connivenza di tanti delitti. Chi ammazza un uomo va in galera per 30 anni, ma chi ammazza un bambino non va in galera. Eppure c'è la scomunica da parte della Chiesa, da parte di Dio. Per gli aborti non c'è scomunica per l'omicidio. Se tu ammazzi un uomo non sei scomunicato. Se ammazzi un bambino, se fai un aborto, sei scomunicato, perché è il diritto di un innocente. Ma questa sensibilità noi non l'abbiamo. Inorridiamo davanti un corpo sanguinante in mezzo alla strada. Ma se poi un bambino viene eliminato senza che gli altri se ne accorgono, non inorridiamo, ma gli angeli del cielo vedono e inorridiscono, e Dio Padre vede il delitto che si commette sulla terra
Non ci dobbiamo lamentare se poi viene il male dalla terra, piuttosto benediciamo il Padre che per il sangue di Gesù sparso per noi non lascia cadere ulteriori danni sugli uomini. Benediciamo il Padre che accetta il sacrificio quotidiano del suo figlio per riparare il sangue innocente sparso sulla terra. Però questo non ci esime oggi di velarci di mestizia, di piangere davanti al Signore e di implorare perdono. Il Signore perdona. Io voglio rivolgere una parola alle mamme, che hanno sulla coscienza degli aborti, dei delitti, che sono davanti a Dio delle assassine, che circolano nelle nostre case e non sono in galera. Io mi rivolgo col cuore di Dio a queste mamme e dico: piangete i vostri figli, ma sperate per i vostri figli. La mia misericordia è più grande della vostra cattiveria. Io salvo i vostri bambini, ma io condanno il vostro delitto. Piangete e offrite sacrifici a me per il vostro peccato. Io sono pronto a perdonarvi. Io non sono come gli uomini, i quali fanno giustizia a modo loro. Io sono un Dio giusto, giusto giudice. Io sono il misericordioso e perdono. Gli uomini non perdonano, o meglio, alle volte perdonano, alle volte ridono sul delitto. Alle volte sono così duri con chi ha mancato, alle volte fanno le spallucce con commesse delitti, perché gli uomini sono così. La giustizia non è il forte degli uomini. Non c'è la giustizia sulla terra, la giustizia è di Dio, è un attributo divino. A me la giustizia, a me la potenza, a me la gloria. La giustizia, la gloria, la potenza sono attributi divini, e quando gli uomini fanno giustizia sulla terra non la fanno come la fa Dio. Il Signore vi invita al dolore e al pianto. Il Signore vi invita a ricevere da Lui, dalle sue mani, il perdono per i delitti. E siccome un po' tutti siamo corresponsabili, noi comunità cristiana, tutti dobbiamo offrire questa mattina un sacrificio a Dio di espiazione in questo luogo santo. Dobbiamo espiare tutti i peccati che si commettono nella nostra città, nelle nostre case, a causa di queste morte, clandestini oppure legalizzate, occulti oppure palesi. Dobbiamo pregare il Signore perché ci usi misericordia, e questa Santa Messa è offerta per tutti i bambini uccisi, ed è offerta per le mamme che si sono macchiate di questo delitto. Sono offerta per questa società assassina che davanti a Dio è ria di peccato, di questo peccato collettivo. C'è la misericordia di Dio che trionfa, c'è Gesù che dà il suo sangue, c'è Gesù che ancora rinnova il suo sacrificio per la salvezza nostra. E allora dentro il nostro cuore deve innalzarci un canto di letizia per la misericordia di Dio. I bambini innocenti cantano davanti al Signore, la misericordia di Dio li salva, ma noi dobbiamo battezzarli con il nostro pianto. I bambini uccisi vanno battezzati
soprattutto quelli che non hanno ricevuto il battesimo, e sono la maggior parte, la quasi totalità, e bisogna battezzarli con le nostre lacrime, con le lacrime degli uomini, bisogna battezzarli nell'acqua delle nostre lacrime. Ed io accetto questo battesimo e li salva. O voi mamme che conoscete l'intimo del vostro cuore e della vostra vita, battezzate nelle vostre lacrime oggi i vostri bambini e date un nome. E noi tutti diamo dei nomi, noi che conosciamo ai bambini che non sono nati, ai bambini eliminati, a tutti quelli i quali per gli aggeggi degli uomini commettono aborti ogni mese, eliminando gli ovuli fecondati e ancora non innestati. Sono tutti delitti che si commettono. Piangiamo e offriamo il sacrificio e diamo il nome ai nostri bambini. Quante donne hanno centinaia e centinaia di delitti sulla propria coscienza e vanno così impunite davanti agli occhi degli uomini, vengono riverite dagli uomini della terra, mentre per un solo delitto un uomo giace nel carcere legato per 30 anni. Giustizia degli uomini. Come diversa la giustizia di Dio dalla giustizia degli uomini. Secondo gli uomini, per un assassino c'è la galera, mentre non c'è galera per chi ha commesso centinaia di morti. Ma per tutti c'è la misericordia di Dio. Fratelli e sorelle, piangiamo tutti, perché tutti siamo coinvolti, ma giriamo tutti per la misericordia infinita di Dio. Tutti questi bambini sono salvi nella fede della Chiesa. Tutti questi sono bambini che cantano a cospetto di Dio, perché la misericordia di Dio è infinita. E se gli uomini della terra si dannano per i loro peccati, questi bambini trucidati, eliminati, cantano al Signore, cantano la misericordia di Dio che li ha salvati nel sangue dell'unigenito figlio di Dio, nel sangue di Gesù. Questa mattina vogliamo offrire il sacrificio di lode al Signore e vogliamo gioire nel Signore per la misericordia infinita di Dio. Voi soprattutto, mamme, che avete dei rimorsi, che tante volte si somatizzano, voi date il nome ai vostri bambini in questo momento, durante la consacrazione o durante la comunione, e offrite delle lacrime al Signore, battezzando delle vostre lacrime i vostri bambini, e Dio vi sarà misericordia, vi guarirà delle vostre infermità. Voi canterete al Signore, canterete per la misericordia voi usata, e lavorerete per creare negli uomini un'altra mentalità, una mentalità di vita, non una mentalità di morte. Amen. E adesso invochiamo il sangue di Gesù per tutte le donne che hanno commesso aborto. Invochiamo il nome e il sangue di Gesù per tutte le donne che hanno la spirale, perché la spirale è uno strumento di morte di ovuli fecondati e ancora non innestati. Chiediamo perdono al Signore, invocando il nome del Signore per tutte queste donne che hanno commesso aborto o continuamente commettono aborto. Sangue di Gesù,
peccati, oh Signore. Ci copri il manto della tua misericordia, Signore. Stendi il tuo manto su di noi, oh Signore, e conforta quelli che piangono. Tu stai coronando una ragazza con una corona di fiori gemelli e una corona di fiori sul suo capo, e la misericordia di Dio che scende. Tu stai guarendo il cuore di un'altra persona, è il segno di Dio, è Dio che guarisce il cuore degli uomini, lo guarisce perché lo illumina, lo arguisce di peccato, lo risana, lo rimette in moto. Signore, ti ringraziamo di questi piccoli segni portentosi che tu fai per dire a noi quanto grande, quanto infinito è la tua misericordia. E adesso, Signore, ti presentiamo i nostri ammalati, i nostri sofferenti dell'anima e del corpo. Guariscili, oh Signore. Sì, oh Signore, guarisci tutti i nostri ammalati, conforta gli afflitti, liberi gli oppressi. Intanto ti ringraziamo, Signore, perché tu stai liberando i posti di una persona che vengono slegati dalla catena che li avvince. Signore, ti ringraziamo, ma anche ammoniamo. C'è una persona che porta un dollaro come talismano, porta fortuna, un dollaro americano. Sostituisci questo talismano, questo dollaro che è il segno del Dio Mammona, con un segno cristiano, ed io ti benedirò, dice il Signore. E tu che tieni nella tua stanza quella statua brutta che celebra la bellezza femminile ma ti provoca il peccato, leva via quella statuetta che ti fa tanto male, che tu contempli e con cui ti macchi con gli occhi e con lo spirito. Molto quella statua nuda, perché quale connivenza ci può essere tra il crocifisso che tiene, tra l'immagine della Madonna e quella statua di Lilith o di Baal? Il Signore vuole la purezza della tua casa, purifica la tua casa da tutti gli aggeggi cattivi. E adesso, fratelli e sorelle, celebriamo il santo sacrificio della Messa. Gesù distrugge il nostro peccato e il Signore distrugge tutto ciò che c'è di male in mezzo a noi, ma se noi lo vogliamo. C'è un'esortazione che viene dal Signore: fate pace tra di voi, altrimenti non opererò più in mezzo a voi. Nelle mie mani ci sono tante grazie legate, le legate voi, perché non siete in pace gli uni con gli altri, nelle nostre famiglie, nei vostri gruppi. Fate la pace se non volete che io faccia la guerra in mezzo a voi. Mettetevi in pace gli uni gli altri prima di presentarvi al giudice, come dico io nel Santo Vangelo. Mettetevi d'accordo lungo la strada, voi che litigate, prima di arrivare al giudice, il quale farà giustizia. Mettetevi d'accordo tra di voi, non litigate, fate la pace, sarà un bene per voi, sarà un bene per tutti. Amen.
prima di andare oltre con il prefazio, noi invitiamo questa comunità, fatto un corsorio in anima sola, a battezzare i bambini non nati. Questi bambini non nati vengono battezzati nella fede della Chiesa. Mescoliamo le nostre lacrime all'acqua. Le lacrime umane sono fatte di acqua e sale, come l'acqua lustrale con cui noi aspergiamo. L'acqua battesimale è fatta con acqua e sale. Le nostre lacrime sono acqua battesimale. Uniamo le nostre lacrime tutti all'acqua che presentiamo al Signore, perché voglia Lui, nella sua infinita misericordia, battezzare questi bambini non nati che non hanno ricevuto il battesimo. E preghiamo il buon Dio che dia il dolore a noi tutti, non soltanto le mamme, dia il dolore a noi tutti. E mentre le mamme imporranno i nomi ai bambini non nati e che avrebbero potuto avere quel nome, come le mamme daranno ai bambini i loro nomi, così anche noi imploriamo la misericordia di Dio, perché perdoni tutti i nostri peccati, perdoni le nostre mamme, tutti noi, e perché possiamo celebrare questo santo sacrificio di espiazione per tutto il sangue innocente sparso dalla nostra città. O Signore Gesù, Tu ti accingi a rinnovare su questo altare il sacrificio della croce. Là sulla croce desti il Tuo sangue per i nostri peccati. Qui sull'altare rinnoverai il sacrificio della croce, non in forma cruenta che si vede, ma però in realtà, in una forma reale. Tu veramente muori su questo altare, ti sacrifichi per tutti i nostri peccati e per la gloria del Padre. O Signore Gesù, mentre noi celebriamo così mentalmente questo rito, ti offre al Padre il santo sacrificio. È nella fede della Chiesa che noi battezziamo i nostri bambini, ma li battezziamo nel tuo sangue, in questo santo sacrificio, perché la misericordia di Dio che ha raggiunto i bambini in cielo raggiunga anche noi qui sulla terra. Padre Santo, uniamo le lacrime nostre, le lacrime delle mamme a quest'acqua e battezza i nostri bambini nella fede della Chiesa, tu che vivrai lì nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alti i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici. O Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero, adorabile del Natale, egli Verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra carne per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, unita a tutti gli angeli, cantiamo esultante la tua lode.
dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci benedica in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a mettere al potere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Infinito nella sua misericordia, rivolgiamo gli occhi in questo momento, alziamo le mani in questo momento, apriamo il cuore in questo momento e imploriamo per lui misericordia, perdono, amore, pace. Padre del cielo, ci rivolgiamo a te. Tu sei buono con noi. Noi siamo i tuoi figli, perdona il nostro peccato. Perdona il nostro peccato, Padre, e da tutti, in questo momento, col perdono, la tua pace. Thank you.
si estende oltre i cieli, oltre il vostro peccato. La mia misericordia copre i vostri delitti e il sangue del mio Dio distrugge il vostro peccato. Signore, adesso liberaci. Liberaci da tutte le conseguenze del peccato. Liberaci, oh Signore, da tutti i legami di peccato. Sono i legami morali che più ci tengono stretti e da cui più difficilmente ci liberiamo. Sono i legami dei nostri vizi, delle nostre passioni. Liberaci, oh Signore, da questi legami che fanno germogliare il peccato. Liberaci dalle nostre inquietudini, dalle nostre angosce, dalle nostre paure, dalle nostre solitudini, dalle nostre oppressioni, dalle nostre desolazioni che rende difficile la vita interiore e la vita di relazione con gli altri. Liberaci, Signore, dei molti influssi del maligno che attraverso il mondo la carne ci seduce, che direttamente ci attacca con tentazioni, seduzioni, frustrazioni, che ci deprime, che ci avvilisce, che ci mette i pensieri tenebrosi. Padre del cielo, liberaci nel sangue del tuo Figlio e fa che nella libertà dei figli di Dio possiamo accedere a te e amarci tra di noi. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che ci compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Chiediamo adesso la pace, l'unione di cuore. Quante difficoltà da superare, ma nel sangue di Gesù, nell'amore di Gesù, quello che è difficile è facile, quello che è impossibile è possibile. E urge il comando del Signore, siate uniti gli uni agli altri, se non volete la distruzione. Unitevi a me e in me unitevi tra di voi, perché io mi sono offerto per voi, altrimenti tutti perirete. O Gesù, ci rivolgiamo a te, crea l'unione dei cuori, deve essere tu a crearla, noi non ce la possiamo fabbricare. Dacci la pace, non guardare i nostri peccati, sono molti, ma guarda alla nostra fede, alla fede della Chiesa, alla fede della tua potenza, e donaci quello che noi ti chiediamo, di compiere la tua volontà. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivrai lì nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di amore fraterno. Thank you.
togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Molti non vedono, qualcuno vede. Molti non odono, qualcuno ode. Le anime dei bambini attorno all'altare, quanti, quanti bambini. E la voce del Signore che dice: ho dato un nome ai vostri bambini e ora cantate, cantate di gioia. E andate, andate a consolare che nel pianto con la stessa consolazione con cui siete stati consolati. Tutti incantiamo. Ringraziamo il Signore perché anche quest'oggi opera in mezzo a noi, perché libera dall'oppressione una persona, perché libera da un intasamento i polmoni di un'altra persona, perché ridà forza, coraggio a due persone e perché restaura la salute fisica di una persona completamente, perché dice il Signore: io sono colui che do forza allo stanco, io faccio rivivere chi è destinato alla morte. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo di quello che tu stai facendo in questo momento. Ti ringraziamo e ti benediciamo perché la tua misericordia è più grande del nostro peccato. Io sono il Dio della vita e non della morte. Gioite, figli miei, per la vita che io vi do. La vita vostra è immortale ed è questo motivo per voi di grande gioia. Io non muoio mai perché io sono la vita. Chi spera in me, chi crede in me, non vedrà la morte in eterno. Vi ho dato il farmaco della vita, avete mangiato la carne di mio figlio, avete bevuto il mio suo sangue e adesso voi siete della vita, quella vita che io vi ho dato permane in voi. Morito gioia, gioito voi viventi e non morite più, perché io sono il Dio della vita, annunziato a tutti che soltanto in me c'è la vita. E finalmente tutti concordi, tutti partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati d'affetto fraterno, misericordiosi e umili, non rendete il male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario,
rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, per avere in eredità la benedizione. Chi vuole amare la vita e vedere i giorni felici, trattenga la sua lingua dal male, mesurandola da parole d'inganno. Eviti il male e facci il bene, cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere, ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male e perseverano nel fare il male. Ed io vi dico ancora, amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato e vivrete. Perché volete morire, israeliti? Io sono il Dio della vita, amatevi, perché l'amore è la vita, il non amore è la morte. E allora, fratelli e sorelle, chiudiamo questa liturgia. Adesso faremo così la benedizione, portando Gesù in mezzo alla folla. Ma vorrei ricordarvi che per i bambini il giorno 6 ci sarà così la festa, come ogni anno, la Befana dei bambini. Chi vuole portare qualche piccola cosa per i bambini, lo faccio, o caramelle o panettone, altro no. Poi coloro che vogliono eseguire qualche numero, gruppi, gruppetti, fatelo pure nella casa di misericordia e nell'amore, per allietare i nostri bambini e per allietarci gli uni con gli altri. C'è posto per tutti, c'è posto per tutti qui sul palcoscenico, che è questo altare. Allietiamo i nostri bambini. Poi avverto per quelli che appartengono al gruppo della noce che domani sera c'è riunione per la conclusione dell'anno alle ore 18. L'Epifania a che ore? Diciamo alle ore 17, alle ore 15, cioè alle 3 pomeridiane. Le mamme sono invitate a portare a venire pure con i loro bambini, facciamo festa. E allora concludiamo la fine d'anno. Io vi auguro buon anno, fratelli e sorelle. L'anno 1996 non è stato tanto bello, lo diciamo anche a Gesù. Signore Gesù, si è dato un anno bisestile un po' gravoso. Speriamo che l'anno 1997, che l'anno tuo, l'anno dell'incontro con Gesù Salvatore, sia un anno più bello, più carico di frutti, che non l'anno che abbiamo trascorso. Intanto auguriamo a voi, ai vostri cari, alla vostra famiglia, tanta benedizione di Dio. Ci chiediamo scusa gli uni gli altri se abbiamo mancato. Io domando scusa a voi, perdono a voi, se in qualche cosa io o gli altri con me abbiamo mancato, ma anche noi tutti insieme chiediamo scusa al Signore e facciamoci festa gli uni gli altri e amiamoci. L'amore ripara ogni cosa, perché è scritto: la carità copre una moltitudine di peccati, e siccome peccati ne abbiamo molti, copriamo con la carità, per la misericordia di Dio, tutti i nostri peccati. Amen. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, apri ai tuoi fedeli i tesori della redenzione nella festa dei santi innocenti, che senza parlare confessarono col sangue il tuo Figlio, Salvatore del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Adesso la benedizione ce la darà il Signore. Dio sia benedetto.
benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero via, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta il nome di Maria Vergine Madre. Benedetta il nome di Maria Vergine Madre. Benedetta San Giuseppe Sagrastissimo Sposo. Benedetta San Giuseppe Sagrastissimo Sposo. Benedetta Dio nei suoi angeli.